Istante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale. Esordio da brivido per la Happy Casa, che in un forum di Assago in festa per il 28esimo scudetto affronta i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano. Le due squadre sono profondamente diverse da quelle dello scorso anno, ma rimane una maggiore profondità del roster allestito dalla dirigenza meneghina, che manda a segno dal campo 11 giocatori sui 12 al referto. Brindisi ha tenuto benissimo il campo nel primo quarto, contrapponendo grande energia alle giocate da fuoriclasse di James e Kuzminskas. È andata in vantaggio nel secondo quarto, grazie ad un Banks da 7 punti in 4 minuti e dal grande contributo della panchina. Nel secondo tempo, coach Pianigiani ha chiesto ai suoi più gioco a metà campo. Milano ha abbassato i ritmi, costringendo Brindisi a subire la fisicità dei raddoppi sulla palla e la velocità nell'occupare le linee di passaggio. James ha colpito durissimo con 10 punti nel terzo quarto, indirizzando decisamente la partita verso la sponda milanese, approfittando soprattutto della marcatura di Wes Clark. Brindisi ha dimostrato di avere un quintetto temibile per tutte le squadre di Serie A. L'intesa raggiunta dai 5 titolari di coach Vitucci è rimarchevole e se riescono a tenere ritmi alti sono sicuramente difficili da arginare. Di contro, non tutte le partite si giocheranno a ritmi alti e non appena si è giocato a metà campo sono venuti fuori dei limiti soprattutto difensivi. Wes Clark può rappresentare un bersaglio per playmaker talentuosi in attacco che possono sovrastarlo fisicamente. Brown dà grande intensità sulla palla pur faticando fisicamente contro lunghi più alti e pesanti, ma è meno puntuale di Gaffney nella difesa in aiuto. Proprio il numero 3 non ha impressionato, ha inciso poco al rimbalzo ed in difesa. Certo è stato impiegato per molti minuti, ma francamente coach Vitucci non aveva scelta. Milano ha segnato 102 punti, due in meno di Cremona, che ha giocato due overtime a Trento. Da segnalare anche la presenza in campo di Wojciechowski, che comunque è ben lontano dalla condizione ottimale. Il talento della squadra di coach Pianigiani è indiscutibile ed il risultato del primo tempo deve essere un punto di partenza per la stagione di questa Happy Casa Brindisi. È stato bello fino a un certo punto. Sì, è stato bello, abbiamo avuto la conferma che la squadra è buona, abbiamo avuto la conferma che la squadra difende nonostante i 103 punti contro questi marziani. Però io non so quante squadre verranno qui a Milano e faranno 92 punti, quindi il fatto di aver fatto 92 punti contro una corazzata come Milano ci fa ben sperare. Poi è chiaro che il terzo quarto è normale che durante le rotazioni Milano ha più talento, ha più esperienza e ha preso un po' il largo e poi è stata dura a recuperare. Però peccato quel tiro di Wojciechowski, che è un tiro che lui ha, magari poteva passare la palla visto che era un po' freddo, però è un suo tiro quello, se lo prende io credo che Milano qualche strega la va a vedere oggi. Comunque bene così, si parte, domenica abbiamo il match più importante della stagione, possiamo dire, perché pesa una diretta concorrente, quindi partiamo subito con un big match e vediamo di giocare con i nostri pari livello, vediamo che figura andremo a fare. Abbiamo anche la possibilità di sfruttare due turni interni. Sì, tra l'altro verrà una sassa riferita perché ha perso oggi a Reggio Emilia, quindi vorrà cercare di vincere una partita fuori casa, però il campionato, ogni partita ha una sua storia, sapevamo e ce lo siamo detti per tutta l'estate, soprattutto dopo la bellissima pre-season, che oggi avremmo potuto giocarcela con tutte le altre 14 squadre del campionato per il livello di forma e il livello di amalgama raggiunta anzitempo rispetto agli avversari. L'unica con cui non potevamo competere era Milano. Ci abbiamo provato per due tempi e poi così, è storia. Una battuta sul palazzetto in questo impianto va fatta. Sì, questo impianto è fantastico, la lungimiranza dei milanesi è che questo impianto ha 25 anni e quindi credo che pian pianino bisognerà cercare di adattare il nostro al meglio, cercare di fare quello nuovo, però io posso cercare di dare una mano al basket brindisino cercando di trovare nuovi soci, nuovi sponsor, mettendoci quello che ci sto mettendo da anni insieme ai soci che ringrazio sempre, però
sull'impianto noi non possiamo farci nulla, è una cosa che dovremo affrontare, una cosa che è un peccato che non ci sia stata negli anni in cui avremmo riempito anche un palazzo da 6.000. Ora spero che l'entusiasmo di quest'anno ci possa portare a sederci su tavoli importanti per creare le basi per la nuova struttura. Ci siamo tolti di mezzo subito Milano. No, sì, loro ci hanno tolto di mezzo subito. Insomma, ci siamo tolti il pensiero. No, il pensiero, sì. Purtroppo, tra virgolette, dico purtroppo, insomma, tanto bisogna giocarle, no? Adesso loro sono una squadra per il campionato quasi illegale, tra virgolette, perché sono troppo forti. C'è una squadra che deve lasciare fuori due americani da 12, da un roster di 14, che ha una panchina che gioca altrettanto bene quanto il quintetto, forse anche meglio in certi momenti. Chiaro che è molto difficile, bisogna fare una partita perfetta, noi secondo me l'abbiamo interpretata bene fino a che abbiamo avuto ossigeno, energia più che ossigeno da mettere in campo, poi alla lunga insomma è venuta fuori una differenza di stazza, soprattutto di fisicità, di abitudine anche a giocare partite dove a un certo punto bisogna stringere, no, i bulloni tra Mitzov, James, Kuzminskas eccetera, e quindi alla fine abbiamo pagato, però pazienza, guardiamo anche l'aspetto positivo che dal punto di vista offensivo, pur non giocando benissimo, abbiamo segnato 92 punti a Milano, che abbiamo tenuto molto bene per metà partita, abbiamo perso malamente il terzo quarto, e quindi insomma comunque dobbiamo continuare a pensare una partita alla volta, e quindi da domani alla prossima. Pertanto il campionato per il Brindisi inizia domenica prossima. Sostanzialmente ci diciamo che questo è stato il test dopo tutte queste partite di precampionato, è stato il test, come dire, definitivo, perché ci ha fatto vedere chiaramente in modo lampante su cosa abbiamo bisogno di lavorare, su quello che dobbiamo fare, quello che stiamo facendo meglio e quello che dobbiamo fare meglio. Così insomma pazienza, va bene prenderli adesso. Niente da rimproverare ragazzi.
Ma come atteggiamento no, se non che qualche volta c'è stato qualche attimo di scoramento un po' che dobbiamo toglierci assolutamente dal pensiero, perché in una partita può capitare, possono capitare momenti difficili, abbiamo sempre reagito bene. Oggi probabilmente abbiamo capito in certi momenti, come ci è passato per la testa, che avremmo fatto molta più fatica a recuperare di come abbiamo fatto per esempio nel precampionato anche contro squadre di buon livello. Insomma, a parte questo, però ripeto, oggi è una partita veramente, penso che questa è anche Venezia, ma loro ancora di più, sia una partita un po' straordinaria, proprio fuori dal contesto per conto mio del campionato, perché una squadra così può vincere anche tutte e 30. Octagon Beach Restaurant sul litorale nord di Brindisi è aperto con bar, pizzeria e ristorante vista mare. Si organizzano compleanni, comunioni e tanto altro. Per info chiama Octagon al 333 85 94 233. Davide contro Golia, almeno per i primi due tempi, e Brindisi ha tenuto testa a Milano. Sì, assolutamente, è una partita che ci aspettavamo, peraltro, perché insomma Brindisi ha dimostrato fin dalla prestagione la qualità di pallacanestro che ha fatto in questo mese e mezzo, e sapevamo che sarebbe arrivata con faccia tosta, con spirito di iniziativa e con giocatori che sono in grado di, che conosciamo bene, insomma, da Banks ed altri, per avere questo tipo di prestazioni. Sono comunque contento dei miei, perché una settimana che avevamo caricato molto, perché l'unica settimana che potevamo allenarci prima che iniziasse il delirio dell'Eurolega, e alla fine comunque, cioè, mi hanno prodotto, hanno fatto 6 giocatori in doppia cifra, altri 2 8 punti, potevamo essere addirittura 8, ripeto, in doppia cifra, e un terzo quarto in cui abbiamo creato un gap e poi non abbiamo più rischiato. Quindi è quello che dobbiamo avere la maturità per fare, perché altrimenti sarebbe stato pericoloso tenere Brindisi attaccato alla fine, perché poi dopo magari hanno le qualità per sorprenderti. Per cui bene Brindisi, molto bene anche i miei, sono contento. D'altra parte 92 punti non sono pochi. No, ma sappiamo anche che dobbiamo fare qualcosa di meglio dal punto di vista difensivo, però ripeto, è un momento in cui più che preparare molto sugli avversari dobbiamo pensare a conoscerci, a noi stessi, e quindi oggi ci stava che potessimo un po' perdere il filo da quel punto di vista. È anche bene dal nostro lato che i miei giocatori abbiamo visto che se non sei al meglio un attimo, poi dopo vai anche sotto, per cui niente, bene così. Sappiamo che il campionato italiano sarà molto duro, noi sappiamo anche che lasceremo dei punti perché l'Eurolega ci porterà via tanto di energie. Il vostro vero campionato, l'Eurolega? No, il nostro vero campionato è quello italiano, perché sappiamo che l'obiettivo poi sarebbe provare a ripetersi, perché da più di 30 anni che a Milano non succede vincere 2 scudetti consecutivi, ma lì cercheremo di essere pronti nei playoff. In Europa è il nostro vero punto di, come dire, perché se provi a resistere, a competere lì, e se ci sei, quella è anche la misura per crescere e essere sempre meglio anche nelle altre competizioni, Coppa Italia, campionato. Sono stati i primi due quarti belli, spettacolari da entrambe le parti, poi naturalmente Milano è Milano. Beh, Milano ha messo in campo la quantità più che la qualità, e quindi a gioco lungo ha potuto usufruire di maggiore rotazione, più freschezza nel periodo decisivo, cioè il terzo, quando ha messo in campo molta più transizione offensiva. Brindisi ha fatto però fino all'ultimo secondo tutto quello che doveva fare, e credo che sia una domenica positiva al di là dell'ovvia delusione per la sconfitta. Quante altre squadre verranno qui a Milano e faranno 92 punti? Tante verranno a perdere anche loro. 92 punti effettivamente sono una cifra non facilmente ripetibile, e quindi questo è un merito. Se poi pensiamo che la prima giornata, che sono tutte le squadre ancora in lavoro in corso, riuscire a mettere 92 punti a una squadra come Milano è un merito. È ancora presto, ma dopo Milano chi c'è? L'hai detto, ancora presto, ci sono tutte, sempre che siano dopo, perché poi è il campo che dirà se sono dopo. Comunque Brindisi come l'è sembrata? Mi ha fatto un'eccellente impressione, già viene da un 10 su 10
mesi di pre-season che parla da sé, però stasera ho visto una squadra competitiva di grandissimo talento offensivo e soprattutto con uno spirito. Abbiamo visto un Brown buttarsi a terra a pochi minuti dalla fine, a partita non dico persa ma compromessa, vuol dire che c'è un gran bello spirito. Oscar Eleni, il giornale, è stata una bella partita comunque, fino almeno i primi due quarti. Una partita interessante, mi aspettavo che Brindisi facesse una partita del genere, mi piace la squadra che avete fatto, mi piace Vitucci come la dirige, sono dei buoni giocatori, però tutti dovranno riconoscere che Milano anche con la terza marcia fa quello che vuole, arriva a 100 punti in una partita in cui ha giocato effettivamente un quarto. E con quintetti mischiati qui e là, lasciando in tribuna Gudaitis. Per il campionato italiano tutti dovranno rassegnarsi a correre per il secondo posto. Brindisi, devo dire la verità, mi ha sorpreso, mi è piaciuta e sono convinto che a Brindisi non tanti passeranno la vita con allegria come l'anno scorso, e di questo sono contento per Marino, per la gente, per la passione che ha. E per quanto riguarda Milano, il suo campionato è l'Eurolega, il resto è tutto da vedere, ma senza emozione. Prima partita di campionato di Lega A, non poteva capitarci squadra peggiore. Sì, però possiamo prendere i lati positivi. È chiaro che noi non facciamo la corsa su Milano, no? Le cose positive sono 90 punti, credo, no? 90 punti è finita, sì. 90 punti segnati a Milano, che non sono pochi, va bene, subiti 100 e passa, però 90 punti non sono pochi. C'è una squadra, comunque c'è una squadra, c'è un'idea, ottimi gli italiani, che è sempre una cosa importante questa qui, ottimo Brown, insomma, possiamo dire che il campionato nostro comincia domenica prossima, facciamo così. Distante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale.